Signore e signori, ben ritrovati con la mia carriera Football Manager 2023. Abbiamo scelto di allenare la Virtus Verona, squadra di Serie C con una storia particolare. E abbiamo iniziato la stagione, siamo già giunti alla quarta giornata giocata, alti e bassi, nel senso che in casa giochiamo bene e vinciamo, in trasferta non benissimo. Quindi dopo quattro partite abbiamo 6 punti, siamo esattamente a metà della classifica, quindi dobbiamo cercare di sfruttare al massimo le partite casalinghe, cercando di migliorare e magari cambiare qualcosina invece in quelle in trasferta, dove veramente sembriamo una squadra completamente diversa. Nell'episodio precedente, infatti, dove abbiamo giocato 3 partite, ve lo lascio qui sopra se ve lo siete persi. Abbiamo perso 4-2 con la Triestina dopo essere riusciti ad agguantare il pareggio dopo essere stati sotto 2-0, ma Juanito Gomez ha deciso di fare harakiri servendo di fatto 2 assist agli avversari e consentendogli così di portare a casa la vittoria. Poi abbiamo vinto in casa con l'Arzignano, un pseudo derby per 3-0, con tra l'altro la tripletta del nostro bomber. E poi abbiamo nuovamente perso in trasferta contro la Pro Vercelli, campo sicuramente difficile. Ora giocheremo in casa invece con la Pro Sesto, squadra che in questo momento qua è alle nostre spalle, quindi è potenzialmente la nostra diretta concorrente per la salvezza, dato che l'obiettivo di questa prima stagione è quello di salvarsi senza grossi grattacapi. Le ultime partite però hanno portato in dote, diciamo così, degli infortuni. Come vedete abbiamo ben 3 centrocampisti, tra l'altro 2 che hanno giocato titolare nell'ultimo match, Alfredson e Turra, ma lo stesso Zarpellon, che era un altro giocatore importante, fuori, tra l'altro tutti fuori anche con degli infortuni non proprio leggerissimi. Quindi siamo di fatto costretti ad andare a cercare nel mercato un giocatore svincolato che possa comunque aiutare in questa fase la squadra. Il nostro problema però, come vedete, è che non abbiamo a disposizione di fatto budget ingaggi, e questo è un problema grosso perché non mi farà la dirigenza offrire un granché di stipendio. Potrei comunque spostare un po' di budget a trasferimenti. Valutiamo un attimo attentamente la situazione. Tra gli svincolati, con una diciamo ottima scheda per la Serie C, ci sarebbe ad esempio Luca Rizzo, centrocampista centrale, addirittura già valutato con un bel 9 dai miei cavi osservatori. Giocatore che comunque ha avuto anche una discreta, mettiamola così, carriera in Serie A, addirittura pagato ai tempi oltre 5 milioni di euro dal Bologna, che poi ha avuto una lenta, diciamo così, declino, che l'ha portato a giocare pochissime partite, guardate qui, negli ultimi anni, ad essere adesso svincolato, ma ad avere comunque un'età, non è, cioè, non è vecchio, ha cioè 30 anni. Quindi proviamo a vedere la sua eventuale disponibilità a un trasferimento, dove noi però, ripeto, abbiamo questo piccolissimo problema, ovvero non abbiamo molto budget ingaggi, quindi andrò un po' contro quello che è uno dei miei, così, non mi viene il termine, comunque delle cose che io odio, cioè dare dei bonus alla firma, perché comunque secondo me è uno spreco, ma in questo caso qua devo tamponare l'offerta bassa di stipendio, provando, che se non è che gli si do 5.000 euro magari gli cambia la vita, provando, diciamo così, a tamponare un pochino questo problema, cioè potrei provare alla peggio ad aggiustare il budget, ma non serve perché questi 12.500 euro che gli diamo così sull'unghia vengono accettati. Contratto di 2 anni, mi va bene così, bene. Come vedete dall'aggiornamento infortuni, con gli infortuni ancora scritti in inglese, quello che dovrebbe rientrare prima, che è Turra, si parla di comunque circa 2 settimane, poi si va dalle 3 alle 6 per Zarpellone, addirittura 1 mese e mezzo, 2 per Alfredson. Nel frattempo si fa anche male, ma non è una cosa grave, quantomeno Faedo, però salterà di sicuro almeno il prossimo match. Ma intanto possiamo ufficializzare l'ingaggio di Luca Rizzo, che arriva così a ad aiutare a migliorare anche, secondo me, un po' la qualità della rosa in un momento in cui appunto siamo un po' senza centrocampisti. Quindi benvenuto Luca Rizzo. Nel match di campionato non avremo il nostro secondo portiere, Sibi, che è stato convocato con la sua nazionale De Gambia.
E quindi ho già portato su il portiere dell'Under 20 che farà quindi il suo debutto in panchina, quantomeno, 18 anni, va bene. Eccoci qua, siamo pronti per confermare la formazione. Alla fine Sibi è tornato in tempo dagli impegni con le nazionali. Inizialmente terrò in panchina Luca Rizzo, quindi lo faremo debuttare magari a partite in corso, perché ovviamente è completamente fuori forma. Centrocampo, Caramo confermato in mediana davanti alla difesa, giocheranno Tronchin e Amadio al centro del campo, quindi per il momento confermiamo la formazione e avanti. Gioca con un 3-4-3 la Pro Sesto, con una linea di centrocampo che come vedete è un po' bassa rispetto comunque al resto del campo. Per il momento soltanto tiri da fuori, diamo la prima azione Baraje, gioca per Munaretti. Munaretti va da Mazzolo al centro per Amadio, Tronchin di prima verso Fabbro che è stato ammonito poco fa, Danti il DS si accentra, il pallone in profondità per Fabbro che velocità va via il difensore, Fabbro, 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 il tiro deviato, la blocca del frate, prima azione pericolosa per i padroni di casa. Baraje rimessa, siamo ormai al 40esimo, partita avara di emozioni finora, torna addirittura da Giacomel. Il terzino sinistro, Giacomel che avanza, palla al piede, sì, ecco, bravo, passiamola che non mi piacciono mai troppo queste cose qua. Munaretti, Tronchin, viene pressato e perde palla, Gattoni per Corradi, torna indietro da Moretti. Suager, lancio in profondità, Duvi non c'è nessuno, c'è Baraje che fa la guardia. Va da Karamoko, Amadio. Si allunga un po' il pallone, preferisce tornare indietro dal compagno Mazzolo. C'è Tronchin libero in mezzo, viene visto. Tronchin avanza, palla al piede, ha un po' di campo, cerca di sfruttarlo. La cede ad Amadio di prima, Nalini. Il pallone in avanti è buono per Fabbro, Fabbro, Fabbro! Virtus in vantaggio, sempre lui, Michael Fabbro, al 41esimo ed è 1-0. Punizione dal limite, siamo proprio allo scadere del primo tempo. Mette fuori la difesa, può partire in contropiede la Virtus, se lo fa con Danti che a campo va via. Siamo un 2 contro 2, cede per Fabbro, Fabbro, Fabbro! Poteva portarsela avanti anche Danti, forse ha anticipato un po' troppo il passaggio. Comunque finisce con questa azione nel primo tempo, molto meglio la Virtus rispetto alla Pro Sesto. Non abbiamo visto tantissime azioni, sono stati tanti tiri da fuori, che è un po' una nostra peculiarità. Togliamo Arboleda ammonito che non sta giocando magari la sua miglior partita della vita e poi vorrei fare debuttare a centrocampo al posto di Tronchin il neo arrivato Luca Rizzo. Calcio d'angolo, Danti dalla bandierina, il pallone in mezzo, mette fuori la difesa della Pro Sesto, c'è cioè Munaretti però a recuperare il pallone. La gioca corta proprio per Rizzo che tocca il suo primo pallone. Baraje. Avanza palla al piede, preferisce fermarsi e non rischiare. Munaretti per Karamoko, Amadio. Il lancio molto bello per Nalini che è solo in aria. Il pallone in mezzo, Fabbro! Miracolo di Delfrate, cosa ha preso ragazzi? Che parata, bella azione. Comunque sarà calcio d'angolo per la Virtus. Dalla bandierina Danti, sempre lui. È lui che batte questi corner. Gattoni la mette fuori. C'è Nalini però tutto solo che con calma la mette giù ancora per Danti. Però era in fuori gioco qui, errore un po' scolastico. Punizione per la Pro Sesto, Giacomel blocca, va al rilancio lungo. Ho scelto di lodare un po' la squadra perché li ho visti un po' giù di morale in questa fase. Qui perde malamente il pallone Fabbro. Il lancio lungo qui, Mattolo tenta un anticipo che riesce però solo in parte. Bruschi è sull'out di sinistra, torna indietro da Moritz, il pallone di ritorno per Bruschi, Corradi. Va indietro per Sala, ancora Maurizio, il pallone lì, arriva il pareggio, porca puttana, appena vi ho lodato, maledetti bastardi. 81esimo, siamo 1-1, alla prima vera occasione, la Pro Sesto la mette dentro, peccato. Punizione, siamo ormai agli sgoccioli, Danti in mezzo, la mette fuori, cioè arriva Amadio per primo, Baraje per Mazzolo. Avanza palla al piede il centrale, Nalini verso Danti, il pallone è buono, il palo! Era fuori gioco, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Finisce qui il match 1-1, però ragazzi, guardate voi le statistiche. Partita dominata dalla Virtus, che però viene punita nell'unico tiro in porta degli avversari. Purtroppo, quando non si chiudono le partite, poi succede anche questo. Peccato. Facciamo un piccolo balzo in avanti, anche se comunque devono ancora giocare un po' di squadre. Peccato che con la vittoria saremmo andati molto più avanti e l'avremmo meritata.
Comunque anche interessanti le statistiche. Capocannoniere al momento Fabbro con 7 gol in 5 partite. Tanto Fabbro ovviamente direi è stato scelto nella top 11 del mese di settembre per quanto riguarda appunto la Serie C, girone A, unico giocatore della Virtus comunque, ma è già qualcosa. Tanto riepilogo mensile della dirigenza, il 7 si è trasformato in un 8,5, vedete qui quelli che sono i voti, 8 su visione e cultura societaria, 7 sulle partite, 8 trasferimenti e tattiche e 7,5 su rosa, quindi bene così. Bene, siamo pronti per giocare il match in trasferta contro l'Albino Leffe. Albino Leffe che non ha iniziato benissimo la stagione, ha 2 punti in meno di noi, ma che è comunque una squadra sempre un po' antipatica da incontrare. Ci sarà il debutto dal primo minuto di Luca Rizzo. Davanti ho scelto di dare una, diciamo così, occasione a Juanito Gomez, magari di fare gli assist ai miei e non agli altri, e Baraia che nell'ultimo match non aveva giocato benissimo, sostituito da Manfrin, quindi questi 3 cambi rispetto al match precedente. 35esimo, rimessa laterale per Albino Leffe. Gusu, numero su Caramo, quel pallone in profondità, capisce tutto Manfrin, ma capisce male, perché no, gli lascia il pallone in un primo momento, poi spazza, ma recupera Saltarelli ancora per Gusu. Cocco, il tiro deviato, semplice, la presa per Giacomo. Finora la partita non emozionantissima, poche conclusioni, squadre che si stanno ancora studiando. Mette giù il pallone Cocco, che è venuto a prenderselo, il rimpallo però non lo favorisce, butta via la palla alla difesa dell'Albino Leffe, la recupera Danti, Caramoco, Munaretti, apre a destra per Arboleda che avanza palla al piede. Ha un po' di spazio, cerca di sfruttarlo, va via all'avversario, poi si ferma, la lascia Juanito Gomez che vede al limite Tronchin che in qualche modo controlla palla. Danti, il tiro, il giro di Danti, mamma mia l'ho vista dentro ragazzi, cosa stava per fare Danti? Termina qui il primo tempo avaro di emozioni, vedete anche le statistiche che lasciano, cioè che identificano molto quello che non è successo. Juanito Gomez non sta, diciamo, dimostrando che ho avuto una bella idea a schierarlo titolare, quindi primo cambio dentro Nalini al suo posto. Punizione Albino Leffe, Giorgione per Cocco, Giacomelli in qualche modo, poi lì c'è Marchetti che ribadisce in rete, passa in vantaggio l'Albino Leffe al minuto 17 della ripresa. Peccato. Rimessa da fondo, Giacomel va al lancio lungo, Fabbro cerca di metterla giù, la recupera Giorgione, Marchetti per Piccoli, gioca bene, velocemente adesso l'Albino Leffe, Marchetti ancora a Piccoli, torna indietro da Borghini, Saltarelli si ferma, Borghini, ancora Marchetti, addirittura gli olè del pubblico di casa, ma siamo appena al 68esimo. Tomaselli, Piccoli, però effettivamente sta giocando bene, qui Mazzarolo sbaglia tutto, e che gol che ha fatto Piccoli, porca di quella vacca. 2-0 Albino Leffe, male male ragazzi. Eurogol comunque, bellissima azione onestamente. Fuori Fabbro che oggi è anche lui in giornata no. Dentro Casarotto ci giochiamo anche un secondo cambio, fuori Rizzo che non è ancora ovviamente in forma partita, dentro Talarico. Termina il match 2-0 per l'Albino Leffe, noi male perché vedete un solo tiro in porta, loro nel secondo tempo hanno decisamente cambiato registro e hanno alla fine secondo me meritato la vittoria. Noi in trasferta facciamo davvero davvero troppa fatica, dobbiamo studiare un qualcosa di diverso per le prossime partite, perché questo modulo in casa funziona benissimo, in trasferta ma male male finora. Scendiamo un po' in classifica, vedete siamo 13esimi dopo questa sconfitta, classifica comunque ancora molto corta, anche perché sono passate appena 6 giornate, adesso ci sarà la Coppa Italia di Serie C. Nel frattempo proviamo a mettere in vendita questo ragazzo, questo 17enne che secondo lo staff non è giustificato il suo ingaggio, noi ci fidiamo dei ragazzi e lo offriamo ad altre squadre vedendo se qualcuno se lo vuole portare a casa, anche se il mercato in questo momento è chiuso. Dato che abbiamo delle difficoltà in trasferta e tra 2 giorni giocheremo contro Lecco in Coppa ma di nuovo in trasferta, proviamo a giocare con un contropiede diretto, quindi un po' diverso rispetto al modo che usiamo in casa, e vedere se riusciamo a ottenere qualcosa di migliore anche cambiando modulo, perché potremmo ottenere sempre il 4-3-3 largo, che è quello che comunque abbiamo usato fino adesso, oppure tentare
un 4-2 o un 5-2-3. Allora, il 5-2-3 non mi piace, vedete questa formazione molto difensiva, per carità, ma con veramente un buco a centrocampo. Però ho visto molte squadre, finora che abbiamo incontrato, usare questo tipo di modulo. Tenterei piuttosto un 4-4-2. È una prova che facciamo in questo match di Coppa Italia, del quale non mi interessa nulla. Tra l'altro, se le selezioniamo tutti, tanto faremo giocare anche qualche riserva. Quindi proviamo questo 4-4-2, magari andiamo a vedere se c'è qualcosa di... Io posso giocare la palla negli spazi, se però è un contropiede diretto. Ok, perfetto, per il resto passala velocemente, contropiede. Qui ci può stare, più bassi, blocco basso. Ok, questo mi può andare bene. Ho fatto qualche cambio, qualche titolare comunque l'abbiamo tenuto, portiere di riserva. Vediamo come va, ovviamente poi in base all'andamento della partita decideremo gli eventuali cambi. Punizione Lecco con Tambasco che gioca per Enrici. Ancora Tambasco va a destra per Stanga che di prima mette il pallone in avanti per Tordini. Che non mi sembra proprio altissimo, ma è stato lasciato colpevolmente da solo di colpire. Sibi blocca, va al rilancio lunghissimo, dove però il pallone è preda ancora dei padroni di casa che ci provano. Pallone per Pinza. Pinzauti, che razza di gol ha fatto. Però ragazzi, in difesa siamo abbastanza imbarazzanti, eh? 1-0 Lecco al 16esimo. Ancora Lecco con Cejak per Zuccon, Tordini. Celiac per Zuccon in area. Maldonado la piazza fuori di poco. Maldonado avanza, palla al piede. Il pallone per Lacti. Qui Tronchin cerca di anticiparlo, ma non ci riesce. Tambasco la gioca a destra per Stanga, che va al lancio lungo per Tordini, che in qualche modo riesce a anticipare una rete. Il pallone per Pinzauti. Mi sembrava netto il fuorigioco. Infatti, viene annullato il gol, però ogni volta sono sempre troppo pericolosi. Sì, fuorigioco netto comunque. Termina il primo tempo dove di fatto noi non siamo scesi in campo, quindi urge fare qualche cambiamento. Io direi che questo esperimento della nuova tattica non ha funzionato veramente bene, quindi dobbiamo anche poi operare un po' di cambi, visto che abbiamo un po' di giocatori che sono, che almeno risultano poi così fuori ruolo, quindi mettiamo dietro Baraje, fuori Manfrin e ci mettiamo Juanito Gomez da un lato, fuori Tronchin, dentro Danti, fuori Casarotto, dentro Lonardi e andiamo col secondo tempo sperando di migliorare un po' quanto fatto nel primo. Rimessa laterale, Baraje per Juanito Gomez. Baraje avanza sull'out di sinistro. Talarico. Ancora Baraje qui contrastato, ma riesce a tenere il controllo del pallone. Il cross in mezzo, anticipato Fabbro. Zuccon. Amadio per Lonardi. Lonardi cerca la profondità per Baraje. C'è Celiac che però perde un pallone. Baraje, Baraje, Baraje il palo. Il tiro deviato lì doveva metterla in mezzo, però Baraje. Ancora però la Virtus. Amadio! Pallone alto. Quantomeno ci siamo anche noi in questo secondo tempo. Lactil, lancio lungo. Palla uscire. Che cazzo la prendi, Munaretti? Mamma mia, che rischio. Sebi va al lancio lungo per Fabbro che in qualche modo la intercetta, la mette giù, la va anche a prendere vicino al corner. Mette un bellissimo pallone in mezzo per Amadio, che cerca una volée. Pallone alto. Ora rimessa laterale per i padroni di casa con Celiac per Pinzauti. Il Zuccon. Qui non benissimo Sebi. 2-0 per i padroni di casa. Peccato perché stavamo facendo decisamente meglio nel secondo tempo. Vabbè. Mi gioco gli ultimi due cambi. Fuori Fabbro, dentro Priore, fuori Munaretti, dentro Cella. Finisce qui il match. Lecco, che per carità era favorita, vince 2-0 con un expected goal di ben 0,37. Però d'altronde diciamo che non abbiamo fatto molto per impedire ciò. Abbiamo cambiato in corso di match la tattica che avevamo provato e che diciamo che non ha funzionato veramente bene. Resta il problema dei pochi tiri in porta rispetto al numero dei tiri complessivi. Quindi usciamo dalla coppa. Peccato. Ora tocca un altro match di campionato in casa contro il Padova, che per me personalmente è un derby, ma in realtà lo è anche per la Virtus. Comunque,
pseudo derby anche questo. Padova, settimo in campionato, che però ha una delle rose insieme al Vicenza più forti della categoria, quindi sarà una partita difficile. Dobbiamo assolutamente migliorare le recenti prestazioni, perché nelle ultime tre partite abbiamo fatto un pareggio e due sconfitte, quindi urge un miglioramento fin da subito. Vedete, nel Padova gioca il fratello di Donnarumma, ma poi ci sono anche Jacopo Dezzi, Curcio, Bifulco, Jelenic, Ceravolo, che voglio dire per la Serie C è un signor giocatore, quindi squadra molto molto forte. Pubblico delle grandi occasioni, per quello che vedo qui allo stadio di casa, si inizia il match. Vedete Padova che anche lui gioca con questa formazione, che sarei tentato di provare questo modulo nel prossimo match esterno. Tanto punizione Padova, Valentini, lancio lunghissimo. Qui Mazzolo anticipa anche il proprio portiere, Arbeloda va al lancio lungo, Gasbarro anticipa Fabbro, Valentini in profondità verso Ceravolo, Mazzolo capisce tutto, Amadio però regala il pallone a Bifulco, Bifulco in profondità, c'è Cella, oggi schierato titolare, Amadio per Rizzo, Caramoco lancio in profondità per Fabbro anticipato, Dezzi per Jelenic, Calabrese. Perde palla, può andare Fabbro che è veloce, ci prova Fabbro al limite dell'area, Fabbro il tiro deviato, resta lì, ed è gol! La Virtus in vantaggio con Michael Fabbro, qui errore della difesa del Padova, e bravo Fabbro a crederci e a metterla dentro per l'1-0. Punizione pericolosa per il Padova, mentre ha iniziato a piovere insistentemente. Curcio ci prova, Giacomel compie un miracolo e la mette in calcio d'angolo, bella punizione. Calcio d'angolo che verrà battuto da Jelenic. Jelenic dalla bandierina, il pallone in mezzo. Che cosa ha fischiato? Niente, calcio d'angolo. Ho avuto un attimo di paura. Sempre Jelenic a incaricarsi della battuta, il pallone in mezzo. Messo fuori. Finisce il primo tempo. Mi va bene che non si siano viste troppe azioni. Se non ne vediamo nemmeno una nel secondo tempo, mi va bene uguale. Per il momento bene così. Andiamo con un doppio cambio, perché Amadio, anche se sta giocando molto bene, è ammonito. E non voglio rischiare troppo. Quindi dentro Tronchin. Poi fuori Arboleda, che non sta giocando benissimo. Dentro Baraye, che tra l'altro è un ex. Tanto ha preso una botta Rizzo, sperando che non sia nulla di grave. Quindi fuori. E mettiamo Turra, che è appena tornato dall'infortunio, uno dei tre che era fuori. Mi tengo gli ultimi due cambi per il prossimo, per la prossima eventualità. Mi gioco anche gli ultimi due cambi, fuori Danti che non sta facendo benissimo, dentro Juanito Gomez, e poi Daffara, che è un po', che è l'unico terzino destro che avevamo, era Arboleda, mannaggia il clero, quindi Daffara e resti in campo, stringi i denti. Potrei togliere Mazzolo, ma non ha tanto senso cambiare un centrale così, tanto per, lasciamo così, dai, via. Tanto si è fatto male Nalini, giusto per, in questi minuti di recupero. Ma arriva il fischio finale, è bene che non si siano viste azioni nella ripresa, speriamo che Nalini non si sia fatto nulla di grave. Termina il match, la Virtus Verona vince di nuovo in casa abbiamo tre vittorie e un pareggio, cioè tutti i punti li abbiamo fatti in casa contro il Padova, che vi assicuro che è una delle squadre più forti del campionato, bene bene così. Virtus che fa un piccolo balzo in avanti in classifica, anche se alcune squadre devono ancora giocare, superiamo il Padova, ci siamo a quota 10 dopo 7 partite e ti ripeto, punti fatti tutti in casa. Allora, Nalini non si è fatto nulla di grave, qualche giorno fuori, ma dovrebbe essere già disponibile per il prossimo match. Per questo video ci fermiamo qua. Vi invito a lasciare un like se il video vi è piaciuto, commentate, ditemi la vostra, se avete suggerimenti tattici per la trasferta o se volete condividere con me le vostre sensazioni, se anche voi giocate a FM23 fatelo pure, perché per il momento sto vedendo che come ogni edizione in casa va in un modo, in trasferta in un modo diametralmente opposto. Nel frattempo io vi ringrazio dell'attenzione e vi saluto. Ciao!